Namaste, bentornata, bentornato sul canale. Oggi parliamo di un mantra speciale, ricco di curiosità. Questo mantra viene dal Rig Veda. Fa parte della definizione della Manusmriti, il codice di Manu, tradotto per noi in italiano, del pranayama, nel quale si dice che il pranayama è quel respiro nel quale in ogni sua fase, e le fasi del respiro sono quattro, si riescono a recitare mentalmente quattro mantra diversi. Uno di questi quattro è proprio il canto che ti sto per fare oggi. Un'altra curiosità è che tante volte si pensa che questo mantra faccia parte della Gayatri, e questo è sbagliato. A volte viene cantato prima della Gayatri, ma non fa parte della Gayatri mantra. E la Gayatri mantra è probabilmente il mantra più importante di tutta l'India. Non ho ancora fatto un video su questo, ma lo farò. Richiede un po' di tempo perché è molto profondo quello che c'è da dire sulla Gayatri mantra. Allora, procediamo, canto il mantra, poi guardiamo la traduzione parola per parola e infine un'attenzione fonetica sulla pronuncia. Om Bhuvah Om Swaha Om Mahaha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Om è il pranava, ciò che anticipa ogni altro suono è il suono della creazione. Feci un video riguardo al pranava, te lo lascio linkato qui sopra da qualche parte. Poi abbiamo Bhuhu, Bhuvaha e Suvaha, che di solito è la parte che precede la Gayatri per tante persone che lo cantano così. E Bhuhu è il piano dell'esistenza fisico, materiale. Bhuvaha è il piano dell'esistenza mentale. E Suvaha è il piano dell'esistenza spirituale. Allora, quando si cantano i tre in fila, Bhuhu, Bhuvaha e Suvaha, si passa dal grossolano, dal materico, allo spirituale, al sottile. E tutta la pratica dello yoga si muove dal grossolano verso il sottile. Il mantra va avanti, però, e dice Mahaha. Mahaha viene dal termine Maha, grandezza. No? Probabilmente hai sentito una parola che è Maharaja, che non è Maharaja, ma è Maharaja, che significa il grande re. Il piano della grandezza significa il piano della coscienza omnipervasiva, tutto è cosciente. Janaha è la coscienza creativa, perciò il piano della coscienza con la capacità di creare. Tapaha è il piano di tapas, il piano della luce divina che realizziamo, della potenza luminosa che realizziamo attraverso tapas, attraverso il portare avanti la nostra determinazione nelle nostre azioni, mantenendo i nostri voti e mantenendoci sulla via del nostro Dharma, del nostro scopo della vita. Infine, Satyam è la verità suprema, l'assoluto, il Brahma, l'universo, come ti piace più chiamarlo, va bene. Perciò passiamo da Bhuhu a Satyam, dal piano grossolano, materico, al piano dell'esistenza divina dell'assoluto, Satyam. Attenzione fonetica invece particolare, c'è una cosa che l'inglese ha spostato un pochino nel nostro comprendere il sanscrito. Il fatto è questo, che in sanscrito la lettera W non c'è. Tante volte si trova questo mantra scritto con la W, in Suvaha soprattutto, ma la W in sanscrito non esiste. La stessa cosa che accade con la parola Svami, Svami, che tante volte leggiamo Swami, ed è sbagliato, non si scrive Swami, in sanscrito non c'è la W, c'è la V. E la V e la A insieme fanno un suono che è vicino a Vua, quello che un inglese potrebbe fare con la W, ma non è una W. Perciò è sbagliato, bisogna scriverla con la V. Bene. Buona pratica, namaste.